Più presidi, più strumenti, più cautele, ma anche meno scartoffi e meno spreco di risorse. Le aggressioni ai danni di due ragazze sul treno in stazione non possono essere dimenticate, archiviate, accantonate come spesso capita alle notizie scomode e dolorose, sommerse e poi soffocate dalla quotidiana valanga di informazioni. Le prime a credere nella necessità di tenere acceso il riflettore del dibattito e della riflessione sono proprio le forze dell'ordine che oggi parlano a Rete 55 attraverso il principale sindacato di polizia, il SIULP, che con pragmatico realismo sgombra il campo dalle facili promesse. Sarebbe assurdo, dice il segretario e ispettore di PS Paolo Macchi, pretendere l'invio di un agente su ogni convoglio. La polizia ferroviaria a Varese conta unicamente due piccolissimi uffici, da poco più di 10 operatori ciascuno, che faticano a mettere sul territorio gli uomini nelle ore diurne. Sappiamo tutti che sarebbe assolutamente impossibile e improponibile presidiare ogni convoglio ferroviario. Sulle nostre strade ferrate passano centinaia di vagoni ogni giorno. Pensate quanti uomini ci vorrebbero per presidiare questi, gli altri mezzi pubblici e ogni angolo rischioso della nostra città. Ma è assurdo che alle 9:30 di sera, in un tratto così importante, una donna, una ragazza, un giovane, un anziano debba temere per la propria incolumità. Nello stesso tempo, prosegue, mi piacerebbe che poliziotti e carabinieri venissero destinati alla pubblica sicurezza invece di essere utilizzati come controllori. Polizia e carabinieri hanno dimostrato per l'ennesima volta di saper fare egregiamente il loro lavoro. In meno di 24 ore sono stati individuati gli autori di queste violenze. Fateci fare questo. Non soltanto parate. Non solo i notai che raccolgono le denunce ogni giorno devono rilasciare passaporti. O peggio, vedere schierare 10 uomini per controllare i green pass all'ingresso delle stazioni. Mettiamoli su questi 10 uomini, ma a fare sicurezza, a fare la vera sicurezza per cui siamo addestrati. Il controllo dei Green Pass, assolutamente legittimo, potrebbe essere demandato anche ad altre figure. Infine, qualche consiglio a chi si trova costretto a viaggiare negli orari meno sicuri. Fate gruppo, non isolatevi, comprate lo spray urticante. Il mondo non è perfetto e forse peggiora sempre di più. Intanto, nella speranza e nell'attesa che qualcosa cambi e migliori, do solo qualche piccolo consiglio. Alle persone che viaggiano sole, dico laddove è possibile di avvicinarsi a quante altre persone sole vedono per cercare di fare gruppo. Qualora questo non fosse possibile, mostrate un comportamento attivo verso l'ambiente che vi circonda. Non isolatevi con delle cuffiette. Fate vedere che con lo smartphone state fotografando, riprendendo, che siete attenti e pronti a chiamare. E poi, per Natale, fatevi regalare uno spray al peperoncino. Chissà che possa tornare utile in un momento critico, estrarlo dalla borsa e tentare perlomeno una fuga.